La seconda giornata di Passione Lecce 105 è stata l'occasione per dialogare con i fautori di questa splendida iniziativa. Gemma De Rosa, vicepresidente di Lecce Nazione, Passione Lecce 105, qual è lo scopo di questa iniziativa? Allora, lo scopo di questa iniziativa è festeggiarci perché in occasione dei 100 anni hanno fatto una manifestazione, è stata fatta una manifestazione dalla passata gestione in tono sicuramente minore, e quindi abbiamo riunito le forze, tutti noi membri dell'associazionismo sportivo leccese ed anche i semplici tifosi, e quindi abbiamo organizzato questo bellissimo evento che raccoglie tantissimo materiale, come chi viene ha la possibilità di vedere, che parte dagli arbori della storia del Lecce Calcio fino ad arrivare poi alla contemporaneità. Ed è francamente bellissimo vedere l'entusiasmo che ci hanno messo sia i grandi, i più grandi nel portare il loro materiale, ma anche i più piccoli che ieri sgambettavano al taglio del nastro con le maglie, insomma, dei loro idoli più recenti, perché le maglie erano di Michele e di Ceva. In questi due giorni abbiamo visto con piacere una massiccia presenza e poi la cosa più bella è stata quello di sentire i vecchi appassionati di calcio che magari non vanno più allo stadio, però che sono stati fondamentali negli anni passati, cioè rivedere le proprie foto, le proprie maglie, le proprie immagini, cioè tutta una serie di cose, sono delle emozioni uniche. La finalità è quella di... cioè noi siamo riusciti a fare tutto questo per la gioia di tutti i tifosi. Beh, la cosa più importante è che questo comunque sia un punto di partenza e non di arrivo, perché abbiamo visto che la gente ha bisogno di questo tipo di coinvolgimento, visto e considerato il momento che il mondo calcio sta vivendo, in particolare anche il Lecce Calcio. Allora, questo può solo servire ad aggregare ancora di più e far capire a molta gente che comunque l'unione fa la forza e che comunque i colori sono unici e la bandiera è unica. E condividere insieme per tutta la città, tutti i tifosi, l'emozione, perché il calcio è emozione, vissuti nel corso degli anni, e ciascuno di noi secondo l'età ha un momento in cui ci si ferma e si torna indietro. Però fondamentalmente lo scopo è trovarci tutti qua insieme a gioire per le stesse emozioni e condividerle. Qual è l'augurio che fa all'Unione Sportiva Lecce e ai suoi tifosi? Beh, quello più diretto che viene è altri 105 anni così come li abbiamo vissuti adesso. Permetto una nota in questo momento di festa, ma una nota critica: il calcio sta avendo un momento di flessione preoccupante, la crisi è sotto gli occhi di tutti. E siamo convinti con le associazioni, con gli altri, che l'unica soluzione è quella di ripartire dal mondo del tifo, perché la dimostrazione è questa: il calcio è dei tifosi.